Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi avrei dovuto portare sul canale un test del FIMI X8 con il nuovo aggiornamento firmware, ma ho rinunciato a farlo, ovviamente per il momento, perché c'era una priorità: portare sul canale questo nuovo prodotto, un drone nato praticamente per il nuovo regolamento europeo. E il drone di cui vi sto parlando è questo. Ah no, questo no, perché anche il Tello bisogna registrarlo, quindi no, neanche il Tello è adatto al nuovo regolamento europeo, ma il drone di cui vi voglio parlare oggi è questo. Ecco ragazzi, questo è il drone che meglio si adatta al nuovo regolamento europeo. Non bisogna registrarlo. Non bisogna fare nessun tipo di corso online, non bisogna fare nessun test, non ha bisogno di assicurazioni. Ragazzi, con questo vogliamo dove vogliamo, in totale libertà e soprattutto senza costi e senza che nessuno controlli dove e come stiamo volando. Ovviamente, ragazzi, oggi faremo un test per conoscerlo meglio, quindi faremo un range test, un return to home. E vediamo come vola e come si comporta. Ovviamente non ha una fotocamera, perché nel caso avesse avuto una fotocamera, anche questo sarebbe diventato un drone da dover registrare. Quindi, ragazzi, adesso, senza perdere altro tempo, facciamo questo test di questo fantastico e meraviglioso nuovo drone per il nuovo regolamento europeo. Ok ragazzi, il drone è pronto al decollo, ho già preparato anche il landing così che possiamo vedere il return to home quanto è preciso o meno. Quindi io direi di iniziare con un range test, giusto per darci un'idea di come si comporta sulla distanza. Quindi proviamo un range test. Cavolo, quasi mi entrava nel giardino del vicino a Cipicchia, dissi che sarebbe stato un guaio per la privacy. Allora, no, aspettate che torno indietro che non ho contato i passi, per vedere quanto realmente è il range test di questo fantastico drone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circa, ragazzi, 10 metri di range test. Questo drone, ragazzi, si è spinto fino a 10 metri e non ha perso il controllo e ha volato in totale sicurezza. Ok, ragazzi, allora nel range test è comportato davvero bene. Ah, vi ricordo che vi lascio il link in descrizione di Amazon nel caso lo vogliate acquistare. Io direi che adesso possiamo provare un return to home. Quindi pronti? E vediamo come si comporta. No, direi che come return to home non ci siamo. Ha sbagliato di 1, 2, 3 e un 3 metri e mezzo tutti, ragazzi. Direi che a livello di return to home c'è da lavorare, probabilmente usciranno un sacco di aggiornamenti anche perché è totalmente nuovo, quindi gli aggiornamenti gli faranno sicuramente fare un salto di qualità diciamo, in tutto, sia nel volo che nel range che nel return to home. Adesso proverei un l'overing, giusto per capire anche in quello come si comporta. E direi che l'overing non è male, c'è da migliorare anche in questo, però con i firmware abbiamo visto che i prodotti migliorano sempre tantissimo. È già buono, perché comunque già così non è niente male, però c'è sicuramente da migliorare. Un'altra caratteristica spettacolare di questo mini drone, ragazzi, è che è waterproof, cioè lui può tranquillamente andare in acqua. Quindi potete volare su una piscina, su un lago, su un fiume. Cioè, ragazzi, veramente, essendo waterproof, lui può tranquillamente andare in acqua. Quindi, ragazzi, adesso facciamo la prova in acqua. Cioè, ragazzi, guardate il comportamento anche in acqua, è spettacolare. Quindi potete usarlo anche al mare tranquillamente, senza farvi troppe storie. Un Tello non lo potete usare, ma questo sì. Quindi, ragazzi, accantonate il Tello, secondo me, e acquistate questo prodotto, perché con questo prodotto, ragazzi, andate veramente dappertutto. Ragazzi, io ve lo dico, vi lascio il link in descrizione, mi raccomando, acquistatelo perché merita, merita tantissimo. Quindi ragazzi, adesso metto via tutto e vi dico le mie impressioni e le mie considerazioni
di questo nuovo prodotto ad oggi, che sicuramente migliorerà, ma che secondo me nasce davvero davvero bene. Ok ragazzi, questo primo volo test di questo fantastico mini drone mi ha dato ottime impressioni. Il drone si è comportato non bene, ma benissimo, c'è da migliorare. Avete visto che nel return to home è un po' impreciso, anche l'overing non è male, ma può sicuramente migliorare. Nel range test si è comportato benissimo, ha fatto i suoi 10 metri senza mai, diciamo, perdere il controllo da me, quindi è volato benissimo. E in più ragazzi, cosa dire, è waterproof, e trovare un drone waterproof ce n'è uno solo che io sappia e che costa pure tantino, mentre questo ragazzi costa veramente veramente poco. Vi lascio il link in descrizione, costa circa 10 euro, poco meno di 10 euro, praticamente costa come la registrazione di un tello. Quando dovrete registrare il tello, la spesa sarà di 5-10 euro. Con il costo di una registrazione del tello vi acquistate questo mini drone, quindi nessuno vi controllerà, quindi volerete ovunque, quindi essendo waterproof poi ve lo portate anche al mare ragazzi, spettacolo, in piscina, volate dove volete. Ovviamente non ha la fotocamera, perché a quel punto avreste dovuto registrare anche questo. Se avesse avuto la fotocamera, questo sarebbe stato un drone anche lui da registrare. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questo fantastico drone, che sicuramente migliorerà con tutti gli aggiornamenti firmware che gli faranno, perché essendo nuovo sicuramente ne riceverà tantissimi, se vi è piaciuto ragazzi lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi ci vediamo su questo canale YouTube per i prossimi video, voli, test, recensioni. Ciao!